Per la prima volta in vita nostra non abbiamo pensieri. Andiamo a spassarcela in vero stile Jordi. La primavera qui significa una cosa sola. I ragazzi sono uno schianto. Ci sono ragazzi ovunque. È il massimo. Saremo in otto e vivremo da sogno a Jordi Shore. Party, party, party! Boom! Jordi Shore sarà un'unica grande festa. Saremo come miliardari e ce la spasseremo di continuo. Boom, 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 boom! Non indosserò altro che il costume. Un vero Jordi se la spassa e basta. Uno che si mette il cappotto è uno sfigato. I Jordi piacciono a tutti. E andiamo! La mia paura più grande sono le rughe. Sono una vera Jordi, con un tocco snob. Sono laureato in abbordaggio. Mai baciato uno senza tartaruga. La cosa più difficile che so fare è la mia acconciatura. Parlo talmente tanto che ti cadono le orecchie. Il mio stile lascia il segno. Falsa e scatenata, con due tette così. Jordi Shore! Sì! Ho 21 anni e questo è il mio anno. A Jordi Shore farò la puttana e farò tanto sesso. Questa sarà una calamita per piselli. Mi piacciono gli uomini muscolosi, massicci, abbronzati, ma non più di me, perché non voglio concorrenza. Mostro le gambe, la scollatura, ma lascio coperta questa parte, ok? Sì. Hai un bellissimo corpo, un seno enorme e delle belle gambe. Mettile in mostra. Ai ragazzi piacciono quelle magre, ma gli piacciono anche quelle con un bel rotolone. Io dico sempre che con me hanno tanta roba da toccare. Io sono la tipica cocca di papà. Mi tratta ancora come quando avevo 4 anni. Per conquistare un uomo per te bisogna essere mezzo nudo. A Newcastle sì. La cosa più faticosa che ho mai fatto è pettinarmi. Non mi sono mai innamorato, ma il mio vero lavoro è farmi le tipe. Direi che probabilmente sono forse il ragazzo più bello di Newcastle, se non dell'Inghilterra. I Jordi amano mettere in mostra il corpo e siamo sinceri, dai, guarda che roba. Sono uno schianto. Lui è il mio papà, lavoriamo insieme. Ci tiene d'occhio. Quando c'è? Al massimo 3 ore al giorno. Il suo vero lavoro è la palestra. Voglio che un ragazzo mi desideri, mi voglia, e poi lo mando comunque a farlo. Mi piacciono sia i ragazzi che le ragazze, principalmente le ragazze. È così pigra, cerca di convincere tutti a fare come dice lei. È molto più facile se si fa a modo suo, sì. È più facile per tutti. Per me la famiglia è tutto. I ragazzi ci adoreranno e le ragazze ci odieranno. Sono pronta, andiamo. Non vedo l'ora di scatenarmi un po'. So come si conquista una donna. Dal momento che mi dà il suo numero di telefono a quando me la faccio, so sempre cosa fare. Ho una grandissima arma segreta. Diciamo che è grossa più o meno così. Pronto a scatenarmi, a e a mettermi nei guai. Sono quello che non vorresti mai intorno alla tua tipa. Ho la reputazione del conquistatore, poco ma sicuro. Senza ombra di dubbio, è così. Ci vediamo a Jordi Shore. Sono al settimo cielo. Non vedo l'ora di vedere chi ci sarà. Che la festa abbia inizio. Voglio andare, conoscere gente nuova e fare festa. Un Jordi è uno che ci prova con tutte. E che in pratica ce le sono tutte. Mi piace prendermi cura di me stesso. Mi piace fare cose molto femminili. Un vero Jordi sopporta tutto. Non voglio certo trovarmi la ragazza Jordi Shore, non ci penso proprio. Quindi, lei è mia mamma. Lei si prende cura di me e lava tutti i miei vestiti. Se una tipa mi vuole lavare i panni, io la lascio fare. La posso ripagare in altri modi. Non vedo l'ora di partire e vedere chi ci sarà. Non ci posso credere. Oh, cavolo.
Jordy Shore è il massimo che potessi immaginarmi. Porca tro... Che meraviglia! Sono andata a letto con diversi ragazzi, non troppi, non migliaia. Ai ragazzi piace il mio corpo. Sono molto superficiale quando si parla di ragazzi. Se avessi un soprannome, per i miei amici sarei la scema. Per il mio ex, la pazza. Credo che la mia famiglia mi odi perché li faccio impazzire. Sono una ragazza moderna. Rombo verso Jordy Shore. Se vedo una bella ragazza, mando un amico ad occuparsi dell'amica cicciona. Se i ragazzi a Jordy Shore non hanno stile, li farò impazzire. Sono molto esigente, ma se sono incazzato, è un'altra storia. A Jordy Shore impareranno a conoscermi come qui a Newcastle. Se esci tanto, conosci un sacco di gente, quindi non mi sorprenderei se conoscessi qualcuno della casa. Vado a Jordy Shore! Occhi aperti! Lei si chiama Heidi. E lei è Audrina. Come nella canzone che fa Heidi and Audrina hit your ear out. Sono le mie bambine. Alle feste mi metto il bicchiere tra le tette e poi bevo. Vi faccio vedere. Se qualcuno mi chiederà se è un ragazzo, risponderò sì. Ma se non me lo chiedono, non lo dico. Probabilmente a Jordy saranno tutti single e io voglio fare quello che mi va. Ciao, ciao, tutto bene? Come ti chiami? Io sono Vicky. Sono Jay, piacere di conoscerti. Piacere mio, tesoro. Sei bellissima. Anche tu sei uno schianto. Vuoi una mano con le tue cose? Sì, grazie. Appena ho visto Jay, ho pensato, wow. Proprio quello che volevo, porca c***a. Sono in casa da 5 secondi e Vicky già mi offre da bere. È proprio una Jordy. Al re e alla regina dei Jordy. Salute, tesoro. Sto sudando un casino. Mi si sta macchiando il vestito per via della crema abbronzante. Quando entrerò, tutti penseranno che sudo come un maiale. Com'è accogliente. Ci dovremmo buttare dentro, Vicky. Questa è, al 1000 per 1000, lo scannatoio. Vero? Vicky è davvero bellissima, sapete? È proprio il mio tipo. Voglio starci con te. Con te e con nessun altro. Andata. Prima cosa, do loro da bere. Poi mi faccio guardare per bene e poi li porto in camera da letto. Questa è la mia stanza. Scelgo il letto vicino all'armadio. Aspetto un attimo. Se dalla porta entra una bella figa, mi ci butto. Ma se invece entra un cesso, scelgo Vicky. Niente male, niente male. Mi piace, sono elettrizzato. Sono il primo della casa, fatevi sotto, avanti. Vi aspetto. Sono arrivato. Oh, come stai? Tutto bene? Sì. Cazzo, da non credere. Vicky, come stai? Ciao, bello, come va? Sei bellissimo. Grazie, anche tu. Grazie. Ho aperto la porta e vedo Jay e Vicky. Lei l'ho conosciuta ad una festa. Mi sono fatto una sua amica. Abbiamo deciso che siamo il re e la regina della casa. Lui cos'è, il principe? Sì, il principe va bene. Sì, non male. Il principe Harry s***a come un riccio. Guarda la camera. Cosa ne pensi? Non è male, no? La prima camera non è male. Mi sembra perfetta per me. Nell'angolo ci sono i pesi, così posso farli appena sveglio. Ci sono specchi per farmi i capelli. Il sogno di ogni Jordy. Spero che le ragazze siano belle e affamate. Me la sto facendo sotto, davvero. Mi sono detta, e se fossero cattivi? Stai bene? Io sono Jay, piccola. E tu chi sei? James. James, piacere. Ciao, amore, io sono Vicky. È muscoloso e veste attillato. Wow. Sono le tue cose? Sì, alcune delle mie cose. Hai già disfatto i bagagli? La metà. Queste sono le cose della palestra e queste per farmi i capelli. Chissà, magari una testa di c***o che vivrà vedrà. Jordy Shore, dai, dai! È bello essere qui. Benvenuti in casa. Ciao. Ciao, piacere. Io sono Charlotte. Piacere. Ovviamente ho già visto Vicky. L'ho vista in giro in città. Ma quella Charlotte, come prima impressione, ci siamo proprio.
Siamo già arrivati in 5. Ciao! Ah, c***o! La valigia è pesantissima! Ecco che arriva Sophie. Cosa c***o ci hai messo dentro? Ciao, piacere! Bene. Prima impressione... non mi piace. Queste scale saranno una vera tortura. È una ragazza carina, ma non la voglio in camera. E questa è camera tua. La casa di Jordi Shore, la gente che mi piace. Dai, diamoci dentro! Se il prossimo che arriva è un ragazzo, viene a stare con te in camera, così noi ci becchiamo una tipa nella nostra. Ma vaffanculo! Jay è andato nella camera doppia, sperando che ci vada una tipa. Ma è un rischio, perché se ci finisce un ragazzo, è f***o. In camera mia ci sarà di certo una tipa. E se non mi piace, al suo posto ci metto Vicky. Sì! Sì! Un altro! Vuoi farti subito da bere? La gente qui dentro è fuori. Appena sono entrato mi sono saltati addosso. Un drink dietro l'altro. Sono allucinato. Greg, fai mai un lettino? Cosa? Fai mai un lettino? Sono un Jordi deve essere sempre abbronzato. Nessun vero Jordi è bianco come un fantasma. E vai! Sì! Dammi il 5! Tu ti vuoi fare Vicky, è tutta tua, amico. Non c'è problema. Sì, è davvero una bomba. Vicky è tua, te la puoi tenere. Charlotte, chi se la fa, se la fa, mi spiego. Credimi, non me ne frega un cazzo. È un vero Jordi, deve avere una strategia. Mi sono già messa d'impegno con Greg. Devi mettercela tutta con uno così. È davvero carino. Sono già innamorata persa di lui. Come pensi che sarà? Come te la immagini? Bionda! Secondo me ha delle tette enormi, davvero enormi. Sì, gigantesche. Non sono ancora arrivati tutti e io sono già ubriaca fradicia. Oh, cavolo, che botta. Ciao! Scivolo! Sono ubriachi marci e io me li devo sopportare. Ma siete fuori? Sembrate una manica di morti di sonno. Morti di sonno? Sì, state seduti lì come vecchi quando potreste entrare qui con noi. Quella tipa è una delle peggiori rompioni che io abbia mai conosciuto in vita mia. Dai, vieni qui! Sto cadendo, c***o! Per ora Vicky sembra la migliore, ma ne manca ancora una. Da fuori sento già la gente che grida. Sono tutti ubriachi, io non sono ancora nemmeno arrivata. Guarda, è incredibile. Chi c'è? Sì! Ho visto quella tipa. Sono arrivate prima le tette e 5 minuti dopo la faccia. C***o, Vicky, prendi le tue cose e vieni a stare con me, subito. Guardate cosa ho portato! Sei una grandissima! Cavolo, ha l'abbronzatura e il trucco da Jordi, ma è da pazzi andarci a letto. Vicky, abbiamo deciso i letti. Un patto è un patto. Missione compiuta. Ho schivato il cesso e mi porto la figlia in camera. Ecco come si fa. Jordi Shore! Sono finita a letto con Jay. Ovviamente mi accarezza il braccio, gli addominali. Dopo 5 minuti si stava già dando da fare. Vuole i suoi amici e la sua famiglia. Vuole essere se stesso. Pensavo che se ne fosse andato. Jordi Shore! Sì! Che cavolo! Le tipe sono in casa da nemmeno mezz'ora e sono già ubriache fradice. Dilettanti. Un abbraccio, James! No, dai, no, un no, abbraccio, no, James! Ti voglio bene! No! James! Dai. L'unica che non mi piace è Sophie. Sophie, vai dai. Di sopra e asciugati. Prendi dai, una sciugamano. Ma dai, su. Ma dai! Forza, andiamo. Vieni con me. Dai, ragazzi, dai! Dice solo stronzate e già non la sopporto. Non è nemmeno una vera Jordi. È una finta Jordi. Di dove sei, tesoro? Middlesbrough.
Non ci siamo. Non sei una Jordi. Non sei una Jordi. Una di Middlesbrough non c'entra un c***o con noi. Per essere una Jordi devi essere di Newcastle. Ma allora non sei una vera Jordi. Dimostrerò che so essere una vera Jordi, vedrete. Vengo da Middlesbrough, ma mi considero una vera Jordi perché è più una questione di stile di vita. Ti diverti, ti sbagli e te ne f***i quello che pensa la gente. Quando tornerò a casa parlerò come una vera Jordi, no? Non ha l'aspetto delle Jordi, non parla come una Jordi. Non è una Jordi, non è una di noi. C***o no. Mi viene da vomitare. C'è già gente che vomita. Sono qui da 2 minuti e sto già tenendo i capelli di un'altra. Che schifo. Ti faccio vedere la stanza. Lo diciamo anche a Charlotte o Vicky? No, c***o, vediamo prima com'è. Ovviamente io e Jay abbiamo scoperto lo scannatoio. C'è un letto a baldacchino con le luci soffuse. È lo scannatoio perfetto. Potremmo tenerlo segreto. Lo sapremo solo noi due. Spero proprio di riuscire a portarci una tipa senza che Vicky lo sappia. Mi s***ai persino te qui dentro. Che figata, che figata! Ma vieni qui. Non voglio pormi dei limiti, ma Vicky è una tipa speciale. Sinceramente, secondo me sei uno schianto e tutti pensano che sei un bravo ragazzo. Ci divertiremo. Greg è adorabile. Non sono troppo stanco per tenermi in forma per le ragazze. Sì, mi va di fare delle flessioni. Ogni Jordi lo sa che quando ci si leva la maglietta bisogna darsi da fare per gonfiare al massimo i muscoli. Così. Sono bravi ragazzi, ma non sono il tipo di persona con cui andrei a bermi una birra. Non c'è molta sintonia. Non credo che mi farò vedere nuda. Porca c***a. Visto che roba? Fatti toccare. Sei più duro delle mie tette. Ho guardato i ragazzi e ho pensato... sono dei fighi incredibili. Quindi vuoi toccare ancora? Siete andati a fare flessioni? No. No? Non faccio flessioni io. Non vado nemmeno in palestra. Mai? Mai. Si vede che Holly va pazza per noi. Ci ha voluti toccare. Ma insomma, come si fa a resistere a tutto questo? Andiamo, Greg, muoviti. Arrivo, vi raggiungo. Cosa si mette, gli slippini? È incredibile. Sono le 9 e ho già portato 2 di loro a dormire. Restano i 6 Jordi migliori. Holly, sappiamo che Vicky è single. Di loro non me ne fotte un c***o. Tu? Sei single? Sì, ho un ragazzo. Ha un ragazzo? Oh! Non durerà. Per niente. Deve essere pazzo a permettere a una con quelle tette di venire a vivere a Jordi Shore con 4 fighi come noi. Probabilmente ce la scopriamo tutti. Ci sono solo 3 o 4 tipi. Cosa gli hai detto quando sei partita? Gli ho detto che sarei venuta a divertirmi per qualche giorno. Gli avrà detto, amore, nella casa ci saranno solo ragazzi normali, non cercherò di... Solo gemelli brutti, no! Tu sei quella che si mette il drink tra le tette? Sì, facci vedere! Certo, guardate! Guardate! Tieni questo! Vediamo! Ma davvero? Oh. Mi spiace un sacco per il suo ragazzo. Mi piacerebbe conoscerlo per capire che tipo di persona è. Se fosse la mia ragazza sarei furioso. Non toccare dietro. Vediamo su, un po'. Mi escono le tette. Volete vedere? Fammi guardare bene. Merda, non voglio vedere. Dicono che ho mostrato le tette.
Posso fare quello che voglio? Certo che puoi, sei una donna indipendente. Sono mie, lui non fa che dire a tutti: guardate che tette ha la mia tipa, e quindi... Ragazzi, perché non vi fate tutti insieme la mia tipa mentre io guardo? Che idea meravigliosa! Lo vorrei un amico così. Quando ho voglia, m***o la sua tipa. Non riuscirebbero a stare con una come me. Ecco perché il nostro rapporto funziona così bene. Io e gli altri non riusciamo davvero a capire. Non riusciamo ad accettare che il suo ragazzo le abbia detto di fare tutto. Tranne s***are con qualcun altro. Se dormissi con me... Sì? Andrebbe bene? Sì. Ma se ti penetro, non va bene. No, non va bene. Se fossi il suo tipo sarei incazzato, ma se a lei va bene così. Io non accetterei mai una cosa simile. Giuro, mai e poi mai. Il mio ragazzo è molto sicuro di sé e fa bene. Non sono mai stata a Middlesbrough, ma non credo che ci andrò ora. Holly? Ah, cavolo. Ma che c***o si crede di essere? Non mi conosce, non conosce il mio ragazzo. È la nostra storia e di nessun altro. Holly, c***o. No, non fare così. Dai, rilassati. Sei una ragazza adorabile, lo pensiamo tutti. Siamo tutti pazzi di te. Pensiamo che sei uno spasso. E ovviamente i ragazzi sono assolutamente d'accordo su quello che dici del tuo ragazzo. Non volevo criticarti, davvero. È una falsa, davvero. Mi sta davvero facendo incazzare. È stata una bella serata. Holly non è voluta andare dalle altre perché stavano male. Se le va, può dormire con me. Amore, sei bagnata fradicia. Dormire abbracciati è la cosa più bella che esista. Non sono abituata a dormire da sola, quindi è stato bello avere qualcuno con cui stare sotto le coperte. Non in quel senso, solo per dormire. Sapevo che se veniva sotto le coperte... Notte. Notte. Ma stare troppo vicini si finisce... Ho dovuto letteralmente... Non ci stavo sì, provando! Invece. Ho dovuto aspettare che finissi di farlo. Arrivo in camera, chiudo la porta e inizia a gridarmi dietro perché ho guardato le tette di Holly. Tu non hai fatto altro che... strusciarti con altri tutta la sera. E ora mi rompi le palle perché ho guardato le tette di una. Mi rompi le palle e poi sei stata tutto il tempo appiccicata a Greg a farti fare le coccole. Poi con James e con Gary. Preferisci stare con lei che con me? Mi vuoi fare incazzare? No che non preferisco stare con lei. Se fosse così, ci sarebbe lei qui con me ora. Alla fine, se non ricordo male, sono andata a letto con Jay. Mi ha permesso di cominciare. Vediamo come andrà. Ero a letto con Holly, ha iniziato ad accarezzarmi il braccio, gli addominali, e dopo 5 minuti si stava dando da fare. Ovviamente aveva giurato e spergiurato che voleva solo dormire, ma non c'è storia. Da quando è entrata nel letto, era ovvio come sarebbe andata a finire. Cavolo. Li chiami tutti gli altri? E poi, all'improvviso, entra in casa una tipa. Sveglia, ragazzi, ci vediamo giù. Arriviamo. Sono sceso. C'era una bionda in piedi, tutta elegante. E mi sono detto, ma ciao. La casa è un casino, ma ci state voi. Ci potrete vivere solo se lavorerete per la mia società. Sembra che sia un pezzo grosso. E tutto quello che dice è legge. Farete delle pubblicità. Ma dovrete tenere la casa in ordine. Mi piace quello che ci hai detto. Ci hai spiegato che avremmo fatto promozioni e che avremmo girato in limousine, che saremmo stati viziati ed è proprio ciò che mi piace, non vedo l'ora. Se non venite al lavoro, arrivate in ritardo o nello stato in cui siete stamattina, metterete a repentaglio il vostro soggiorno in questa casa. È il nostro primo giorno e stasera dobbiamo andare tutti a lavorare. Ci sarà da ridere. Ciao! Ciao. Me ne vado, ciao!
ci vediamo tutti dopo. Bene, ho una cosa da dire. Mi scuso con tutti per il mio comportamento di ieri. Vi ho offesi e non volevo essere odiosa. Io non mi comporto mai così, quindi... È stato bello che Sofia abbia chiesto scusa, ma Holly non ha parlato di ciò che ha fatto lei. Ciao, amore! Ieri sera mi sono presa una super sbronza. Non mi ricordo assolutamente niente. So di aver fatto vedere le tette a tutti. Spero che non ti dispiaccia. Mi sono messa la bottiglia di champagne tra le tette e tutti l'hanno bevuto. Porca t***a! Hai tirato fuori le tette! Ti dà fastidio? Vedremo. Vedremo? Non penso proprio. Non ho fatto niente che potrebbe farlo arrabbiare ieri sera. Ma forse mi sbaglio. Se sei di Newcastle e vuoi fare colpo sulle tipe, devi avere un bel corpo. C'è molta competizione, devi essere il migliore. Devi allenarti tutti i giorni. È un lavoro a tempo pieno. È come una religione, è obbligatorio. Stasera? Secondo me sarà uno spasso di lavoro. Sarà grandioso, ci portiamo a casa delle tipe. Sarà una serata importante, saremo a petto nudo. Dobbiamo essere pompatissimi. Sarà facile. Entreremo in un bar a petto nudo e con i papillon. Entreremo. Sarà tipo le ragazze ci salteranno addosso. Te e poi te. Sono andato in palestra per fare amicizia, ma hanno continuato a fare i c***o. Quando torniamo, frigo pieno di birra, idromassaggio. Vi va un idromassaggio e una birra? Portate delle amiche, poi il resto si sa come va a finire. Esatto. Non parlano altro che di palestra, di aspetto, di quanto sono belli. Se ci fossero i miei amici, li prenderemmo per il culo. Ma loro fanno gruppo, quindi per me è dura, sono diversi da me. Dovrà farsi un bellettino, mi sa. Sì, poveretto, altrimenti sembra un morto. Noi siamo tonici, abbronzati. E lui sfigurerà, farà la figura del fantasmino in quella limousine. Essere pallidi come un fantasma a Newcastle vuol dire non avere una tipa. Devi essere abbronzato. Che figura fai se sei bianco e con la pancia molle? Tutti noi facciamo pesi per pomparci un po'. Craig fa sì e no due esercizi, pallidino, deboluccio, e all'improvviso decide che vuole andarsene. Mi sento escluso. Quando sono a Newcastle non mi sento mai escluso. Qui sì, perché non sono uno che parla di stirarsi i capelli e andare in palestra. Stasera saremo a torso nudo e lui dovrà stare accanto a me. Lui ha la pancetta, io la tartaruga. Detesto i tipi che parlano solo di palestra. Mi annoiano. Sono stufo. A dire il vero, sto pensando di andarmene. Se fossi con i miei amici a Newcastle, andrebbe tutto bene. Mi fate incazzare. E io vi mando a e vado a divertirmi con i miei amici. A loro importa solo della palestra. Vivono per quello. Io voglio divertirmi. Punto. Esatto. È una rottura di palle. Mi sono rotto. Ha delle cose interessanti da dire, solo che a loro non importa. Non mi va di restare qui. Non voglio che te ne vada. Sarebbe come dire... Avete vinto. Non puoi andartene, devi tenere duro. Non il secondo giorno. So esattamente come si sente. Non voglio che se ne vada. Altrimenti, io perché dovrei restare? Vuole i suoi amici, la sua famiglia. Vuole essere se stesso. È il primo giorno di lavoro e siamo tutti tesi perché vogliamo fare ad Anna una buona impressione. No, guarda che piccole! No, ma non mi entrano neanche in una gamba. Ci sono arrivate le uniformi. È un tanga ma piccolissimo. Mi piacciono molto, moltissimo. Non vedevo l'ora di indossarla mentre le altre dicevano... Io non c'entrerò mai. Sembrerà che siamo ancora vestite da Halloween. Io non voglio mettere niente di simile, mi rifiuto. Sembrerò una cicciona informe e non voglio. Quando ho visto le uniformi, il cravattino, la divisa da maggiordomo, ho pensato, sarà uno spasso. Ma c'è al contrario. Ma non si chiude. Le uniformi sono ridicole. Ma come fai a dare a una con la quinta un corsetto che è una seconda? Perfetto, amico. Bene. La crema depilatoria è veramente, ma veramente il massimo. Liscio come il marmo. Fantastico, liscissimo.
Devono indossare i collarini e i polsini. Vanno pazzi per queste cose. Amano l'attenzione, ma non fa proprio per me. Vado pazza per queste cose. Sono contenta, mi piace. Voglio vedere come stanno le ragazze. Ehi, che schianto! Bellissime! Vedere? Vedere? Le ragazze sono scese ed erano fantastiche, ma Charlotte era il massimo. E vai, andiamo al lavoro! Andiamo! Wow, wow, dov'è Greg? Avete visto Greg? Allora Vicky ci ha detto che è stato di cattivo umore tutto il giorno, che gli manca la famiglia e che si è sentito escluso. Pensavo fosse andato a casa. Ci manca uno per la serata. Siamo solo in tre, quindi dobbiamo mettercela tutta per fare colpo su Anna. Cercate di portare più persone possibili. Fatele salire a bordo. L'autobus è in affitto. Dobbiamo andare e portare quante più persone sul bus. Possono bere un drink. Un drink e un cioccolatino. Possono dare un'occhiata ai ragazzi. Possono dare un'occhiata alle ragazze. Capito. Divertitevi. Siamo arrivati al gate ed era una pisellopoli. C'erano solo ragazzi, ma solo cessi, veri e propri cessi. Si aspettavano che ne prendessimo qualcuno da portare sul bus per farli ballare e far capire loro come cazzo ci si diverte. Volete un cioccolatino mentre aspettate? Vi va? Prendi. Prendi. Questo non è un lavoro, è una scusa per rimorchiare. Questo facciamo. Che begli occhi. Salite sul bus, dai ragazzi, forza. Sì. Ce la spassiamo, salite. Drink. Ma che cazzo, vuoi leccarmelo via? Sei bello tutto in realtà, sì. No, non voglio. Perché no? Scherzi. All'inizio non mi piaceva, ma più va avanti la giornata, più penso... Wow, come sei carino! Vai, vai! Può negare quanto le pare, ma a Charlotte piace Gary, le piace da morire. Greg è stato un grande, 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 grande. Bang! È tornata la magia! Jordi Show! Sì! Sì! Ieri sera ho visto Vicky che usciva e le ho detto ciò che pensavo, che stavo pensando di andarmene. Oggi pranzeremo insieme e vedremo come vanno le cose. Magari non abbastanza, magari no. È bello che tu sia qui. Sono felice di essere uscito di casa per un po'. È assurdo, no? Si va a mille all'ora tutto il tempo. Mi sembra di essere un novantenne lì dentro. Di giorno io sono tranquillo. Mi scateno solo alla sera. Loro sono scatenati 24 ore su 24. Non è normale. Io mi sento tipo... Se lo si conosce bene, Greg è un ragazzo sensibile. È fatto così, è un po' misterioso. Ha quel fare da passerotto ferito che fa impazzire le ragazze. Io sono già pazza di lui e voglio davvero che resti. Cosa faccio stasera? Tiolli? Non ci penso proprio. Definitely no. Cosa farai? Mi farò una lampada, Non so se mi piacerai lo stesso dopo. Stasera spero che vedano come sono veramente. Voglio che mi vedano per quello che sono. Un rubacuori, uno che chiacchiera con tutti e che sa divertirsi. Poi vedremo come andranno le cose. È importante per un Jordi essere al massimo, sia per i ragazzi che per le ragazze. È una città piccola, piena di gente. Sei giudicato in continuazione. Stasera mi s***o tutta Newcastle. Io mi s***o tutta Riverside. Dovremmo portarci a casa qualcuno e fare festa nello scannatoio. Sì, sì. Senza per forza s***o. Tra te e Gary sta succedendo qualcosa. Sono certa al 100%. Scommetto quello che vuoi. No, 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 non esiste proprio, non succederà mai. Non pensi? Può negare quanto le pare, ma Charlotte è pazza di Gary se lo vuole fare. Ho detto a Gary, sarà il primo a scoprire.
no? Insomma, dai, mi sembra piuttosto ovvio. E Gary mi ha detto che gli piacerebbe andare nello scannatoio con Charlotte. No, non l'ha mai detto, te lo sei inventato. Te lo giuro. Non ne posso più di ragazzi che mi vogliono portare a letto e che si innamorano di me. Non ce la faccio più. Pronti? Alla prima sera fuori! Stiamo andando a Riverside. È la prima serata in un locale e di sicuro ci saranno delle tipe. Di sicuro me ne faccio qualcuna. Ovviamente siamo arrivati al locale e c'era una coda lunghissima, ma ci hanno fatto passare come dei VIP. Zero problemi, la serata è partita alla grande. Appena siamo entrati, musica a palla e abbiamo iniziato a bere di brutto, ero fuorissimo. Questo locale è spettacolare! Sono tutti felici, è la prima serata fuori. Siamo in uno dei più bei locali della città, insomma, ce la stiamo spassando da veri miliardari. Cinque. Ora mi sacrificherò per voi, ragazzi. Io torno a casa con Charlotte, così voi potete cercarvi delle tipe senza concorrenza, ok? Ho già capito, Gary. Non c'è storia. Lo scannatoio stasera è mio. Dammi il 5, amico. Mi porto a casa una. Forza! Ci sono un sacco di tipe in giro. Praticamente sono l'unico che combina qualcosa. Ma poveretti, bisogna lasciargli un po' di spazio. Così mi sono girato e ho visto Charlotte. È bellissima. Se riesco a farmela stasera, me la potrò fare tutte le volte che mi va in casa. Se vuoi andare a casa e coccolarci o scopare, a me sta bene. Nell'idromassaggio dove ti va? Non voglio scopare. Possiamo tornare a casa lo stesso. Vedrai che ci divertiremo. Se ti va, vengo via volentieri, lo sai. Eravamo d'accordo. Gary vorrebbe andare nell'idromassaggio per farci un bagno insieme, ma noi avevamo fatto un patto. E non puoi non rispettarlo. No, quindi non vado. Ma se non c'è qualcuno di carino, me ne torno a casa con Gary. Vorrei che desse il 2 di picche a Gary. Sarebbe fantastico. Se riuscisse a lasciarlo a bocca asciutta, lo ridurrebbe a un cagnolino. Mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe davvero molto. Sai cosa mi ha detto Jay? Io voglio tornare a casa con Gary. Mi ha chiesto se lo voglio per via di Greg. È geloso. Mi sa che ci vediamo a casa. No, ma aspetta. Mettici un po' più di impegno, no? Impegno? Ma non se ne parla proprio. Spero proprio che tu ci stia. Mando tutti a e vengo a casa con te. Ma perché? Ci sono un sacco di belle ragazze qua. Le mando tutte a per te. Ha un corpo fantastico. Ovviamente non è la più bella, ma ci siamo. E poi è davvero uno spasso. Ovviamente Gas le si è attaccato come la colla. Ciao. Jay! Ero nel locale da 20 minuti ed ero di nuovo al massimo. Greg è stato un grande. Sono orgogliosa di lui. Pensavo che sarei stata gelosa, ma sono davvero felice per lui. È stato un grande. Grande. Baci, segni di rossetto, numeri di telefono. Dammi il 5! Dammi il 5! Una dietro l'altra. Il mio soprannome è il serpente perché sono un tentatore con le donne. Il serpente è tornato. Siamo una bella famiglia felice ora. Non volevo tornare con lui a casa, solo che non ho trovato di meglio. Gary mi fa sesso, ma non è solo quello. Credo che inizi a piacermi davvero. Per quanto riuscirò a stargli alla larga. Ce l'ho letteralmente in pugno. Ho visto 5, 6, 7, 8 ragazze. Ma cosa le guardo a fare se c'è Charlotte qui accanto a me?
Davvero? Sono certa che soffrirai per causa mia. È impossibile. Tu mi vuoi solo sco... e io voglio spezzarti il cuore. Chi vincerà? Bella scommessa, vedremo. È strano perché sono l'unica con il ragazzo, quindi non mi butto tra le braccia degli altri e non ci provo con questo o con quello. Noi ragazze stiamo unite. Mi sento proprio un'esclusa. Perché? 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 Lo so che non lo fate apposta, ma vedo che ci provate tra di voi e che state bene. E io invece... No, non è vero. Mi sento respinta da tutti quanti, davvero. No, ma guarda che non è vero, no. È una situazione strana, mi sento molto sola. Non mollare mai, giuramelo. Non piangere così, non va bene. Pensavo che saremmo andati nell'idromassaggio, ma non è successo. No, in quel letto. Arrivo tra un attimo. Siamo andati subito in camera, nello scannatoio. Arrivo. Salute! Schiamoci dentro. Sembravo il Grinch. Ti spaccherei la faccia. Boom! Grosso come il mio avambraccio.